Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Luca, siamo su Need for Speed Hot Pursuit e penso che questa sia l'ultima puntata perché mi rimangono solo queste due gare e anche perché ho sbloccato tutte le macchine nella modalità fuorilegge. Cos'è lì? Non fuorilegge, nel livello ricercato ho sbloccato tutte le macchine, quindi non dovrei più aver niente. E siccome l'ultima auto che si sblocca in Need for Speed Hot Pursuit è la Bugatti Veyron, in questo gameplay, in questa puntata, se è veramente l'ultima, voglio usare solo la Veyron. Infatti, adesso c'è il duello tra Koenigsegg CCXR e Bugatti Veyron, io userò la Veyron. E poi in questo c'è un Hot Pursuit, in cui posso scegliere tra le quattro. Tra le 4 Koenigsegg mi pare che siano. No. Ah sì, tra le 3 Koenigsegg, cioè la CCX, la CCXR, la Gera, la McLaren F1 e la Bugatti Veyron. Io preferirei usare la Bugatti Veyron. Quindi, bando alle ciance. Allora, la Hypercar originale affronta l'auto più veloce del mondo nella sfida finale. Comunque non è veramente l'auto più veloce del mondo, la Veyron, ce n'è di meglio. Ripeto, io non sono un amante della Veyron, nel senso che ha una bellissima linea, è bellissima, è velocissima. In sto gioco è l'auto più. Mamma mia che bella che è! Ma nella realtà non mi piace. Il rumore della Veyron non mi piace perché è troppo silenziosa, cazzo. È una supercar da 1.000.000 e passa di euro e l'hanno fatta silenziosa come non so cosa, cioè, vabbè, a me la realtà non piace, però sto gioco è bella rumorosa anche, quindi King della sì, King, Re della strada, King of the Road. Orario 10 del mattino, condizioni neve e pioggia. Neve e pioggia. Madonna, neve e pioggia, siamo nella merda. La scia incrementa la tua velocità mentre guadagni nitro. Quindi ci sono io contro la CCX, versione sportiva. Aiaiai. Bene, iniziamo. Voglio essere il nuovo re della strada. Yeah, motherfucker. Spero che non sia l'ultimo episodio perché sto gioco mi ha preso. Non lo voglio già finire, è troppo bello. Eccole. Ah. Minchia, iniziamo con la pioggia, fa chi è? Proprio alla sclero style, via. Guardatela. Sì, meraviglia. Meraviglia. Mamma mia che bella che è. No, ve lo giuro, ragazzi, è strafiga. Guardate, avete visto che sorpasso lì? Oh, minchia, raga. No, lo stavo prendendo da Dio. La stavo prendendo da Dio con la curva lì. Con la scorciatoia qui fa schifo, meno male che non l'ho presa. Raga, gli sto facendo un culo. No, eh? Ok. Andavo a schiacciare. Ma come cazzo fa a raggiungermi? Raga. Troppo vicino a me, non mi piace sta cosa. No! Vabbè, va bene, aspetta. Speriamo non mi raggiunga. Ma no, vabbè, qualche secondo, qualche. Secondo no, ma qualche millisecondo l'ho preso. 100 secondi, millisecondi. La madonna, quanto cazzo è veloce! Dammi la scia, stronzo. Lagga? Vedo che sta laggando. Però stranamente, sti ultimi gameplay non sta più laggando. Cioè, adesso che sto finendo il gioco non lagga più. Non poteva non laggare prima, no? È troppo difficile non laggare prima. Catroia! Ma va! Perché ho fatto il saltino, maledizione! Se non facevo quel saltino lì e prendevo bene la curva, adesso ero primo. E anche di brutto ero primo. Dai, Bugatti!
È una cazzo di Koenigsegg, non riesci a superare una Koenigsegg, mi deludi così. Siccome l'ultimo gameplay nell'altro, non so se l'avevo già detto, no vabbè, nell'altro voglio usare sempre ancora la bugata. Gameplay, cioè se per davvero l'ultima puntata la voglio finire con la Bugatti, non me ne frega niente. Bugatti a go-go, vai. Via dalle balle. Minchia, siamo in montagna, con la neve e con una Bugatti vera, un cabrio tra l'altro, mamma mia. Il gran finale. Il gran finale, beh, il gran finale non è questo, se è finito non è questo. È la gara dopo che sarà una cosa assurda. Lot Pursuit definitivo, mamma mia, che sclero non ci sarà. Non oso neanche immaginare, dai va. Cazzo, ma... Oh, stai calmo, eh. Cazzarola, ma che sfiga! L'ho preso troppo. L'ho curvato troppo poco. Tutto calcolato. Era tutto calcolato. Sì, ma non riesco più a raggiungerlo. Ma perché? Sta guidando una cazzo di Koenigsegg, non è possibile. Non è possibile che non riesco, eh. E ci credo, non ci voglio nemmeno credere. Quanto cazzo fila quella macchina lì? È possibile che sia più veloce della vero, raga. Via. Allora sei stronzo, eh. Minchia, oh. No, forse non ci siamo capiti, ti devi levare dalle palle. Forse sapete cos'è? Che in curva, essendo fatta tutta di fibra di carbonio, hanno avuto la bella idea di avere più tenuta rispetto alla Bugatti. Beh, non direi proprio, grande Bugatti. Vai. Se contro una Bugatti è inutile che fai il figo. Se contro la mia Bugatti, diversa la cosa. Oh, che fai? Gira. Ma perché non giro un'ostia? Un chilometro al traguardo, raga. Al photo finish, al photo finish, al photo finish. Si danno le sportellate, attenzione. È dietro, è dietro, è dietro, 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 dietro. Sì! Primo! Che culo! Premio oro. Sono io il re della strada. Vai. Dai però. Boh. Ai, ho brutto la schiena. Ok, raga, l'ultima, la gara definitiva. Scusate, la gara definitiva, l'ultima. Sei in cima alla lista dei più ricercati di Seacrest e i poliziotti faranno di tutto per fermarti. Aspettati le loro unità più veloci, armate fino ai denti. Merda. Bene. La gara definitiva, ciò vuol dire che... La voglio... In questa gara la voglio tutta bianca. Voglio concludere con la Bugatti che fa da... Madonna, sempre 5 strisce, 5 disturbatori, 5 IM, 3 turbo, che tanto non li uso perché... Vabbè. Orario 10 del mattino, condizioni soleggiato. Battaglia in autostrada, Highway Battle. Denny Battle, tanta roba Denny Battle. Il turbo ti fornisce un enorme incremento di velocità, risparmialo per i rettilinei o per evitare di essere agganciato dagli IM. A me mi agganciano lo stesso quando uso il turbo, brutti bastari. Bastari, brutti bastari. Dai. Adesso, mentre caricherà... Come si chiama? Mentre caricherà i video su YouTube, io me lo fa mi fo voglio provare a fare tutto oro. Tanto comunque la serie è finita. Madonna, ho già 3 Bugatti dietro. No, 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 non ci credo. No, ho saltato, ho sbagliato, vabbè. Sono anche in 5, ancora più difficile. Cos'è che c'è? Ah, c'è la CCXR. La CCX, la Gera.
Ma forse non ci siamo capiti. Via dalle palme, forza. La CCX aggera, poi la F1 e poi ci sono io. Devo curvare. Che culo. Che culo, che culo, che culo. Vai. Questa la piazza io, una striscia chiusata. Avvicinati a me, vedi te. Non si avvicinano neanche, raga. Non urlare, Lucas. Sto parlando normale, eh. Oh madonna, mamma con... Che nervi che hanno. Allora. Vai giù di striscia, guardiamo se c'è qualche boccalone. Ma non sono più scemi come una volta. No. Culo. Vai. Via dalle balle. Ma va sto poliziotto di merda. No, non ci credo, raga. Ci posso credere, poliziotti, cazzo. Dai! Devo farci una maledizione. Destra! Il sospetto si dirige lungo i sentieri sul fianco della scarpata. Sul fianco della scarpata che ti tiro il culo io. Centrale, richiedo supporto aereo. Si doveva andare dritto, che cazzo ne sapevo. Minchia supporto aereo addirittura. Oh che culo. Cuca. Muori. Boh, una Bugatti è andata. Devo solo far fuori tutte le altre 50 Bugatti che ho dietro di me. Poi sono a posto. Sì raga, qui mi sa che è un po' difficile. No. Vai Mona, vai Mona. Dai. Parti, maledizione. Incidente stradale, ripeto, incidente stradale. Ah, IPM evitato. Ho letto incidente evitato, ci stavo per dire, ma... Devi levare, porca vacca, con quella macchina. Dov'è che sono? Dov'è che sono? Ah, sinistra, sinistra. Che culo, vai. Sì, Lucas, così si fa. No, volevo prendere la Bugatti, ma... Dov'è che sono? Sto raffinando delle unità dritto davanti a te, procedi in quella direzione. A tutte le unità, agenti del blocco stradale pronti in attesa di ordini. Oh mio Dio. Cosa fa? Mamma mia, perché sta macchina? Perché mi si è buggato tutto? Perché? Madonna. Se mi piazza una striscia adesso, meglio che sto a sinistra, va. Meglio che sto a destra. Meglio che supero qualcuno perché sto perdendo. Mi è contento di arrivare terzo perché è troppo difficile sta gara. Destra. Destra. Dai raga. Ma dai che sfiga, no, non è possibile. Questa è stata proprio sfiga. Porca puttana, sono atterrato in piedi. Sono atterrato sulle quattro ruote, che culo. Levati con quella macchina, ti devi levare. Devi levare. No, no, veramente non sto scherzando, te ne devi andare. Bravo, ecco, vattene via. Voglio provare a concludere il gioco con un oro, raga. Lo so che è difficile, però... Come ha fatto a schivarla? Fatemi piazza le strisce, lo sa che mi... Muori, dai. Cosa fa? Dai. Dai, ostia. Io lo ammazzo, chi è che è stato? Sempre la McLaren, sempre lui io. Adesso veramente le prendo adesso. Giuro che adesso lo uccido. Davanti alla faccia, ce l'avevo davanti, ma... Madonna raga, si stanno dando dentro i poliziotti. Merda. Che culo. Turbo.
turbo, turbo. Pronto a farlo perfetto. Mamma mia, raga. Ah, che sfiga. Sì, ho capito, ma non si può, eh. Ti mettono sempre un blocco ogni 5 metri, per me poi diventa anche difficile. Ultimo chilometro, è l'ultimo, potrebbe essere l'ultimo chilometro del gioco. Devo cercare di resistere, non devo andare addosso a niente, vai. È l'ultimo chilometro. Dai, raga. Sì, l'ultimo chilometro del gioco, l'ultima gara, primo. No, e vaffanculo Junior che diceva che non sono capace di fare. Finish? Finito? Ah no? Ah porca. Oh Cristo. Ok. 50esima puntata, c'è il gran finale. Raga. Vi lascio al gran finale, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate o iscrivetevi, ma soprattutto divertitevi, bella a tutti raga, bye Luca.